Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci vogliamo dedicare a questo angolo nell'ingresso di casa. C'è un corridoietto che dall'ingresso porta al bagno e nella sala da pranzo, che momentaneamente abbiamo, tra virgolette, arredato con un tavolino e un altro mobiletto dove mia moglie ci mette delle piante sopra. La cosa a me non piace tantissimo, non tanto per le piante, ma perché resta tutto un po' disordinato. E vorrei qualcosa di più lineare che possibilmente coprisse anche il termosifone dietro, che tanto non è utilizzato, e in più che ci permettesse anche di riporre un po' di scarpe, perché in questa casa, strano da dire, ma ci sono 1 milione di scarpe, non so chi cacchio se le mette tutte queste scarpe. Comunque dobbiamo trovare il posto dove metterle e quindi abbiamo già 16 scarpiere, faremo la 17ª. Quindi l'idea è quella di creare una mensolina qua sopra dove appoggiare un po' di piante. Qua sotto scenderemo perché dobbiamo poter comunque abbassare e alzare la tapparella, quindi ci manterremo a questo livello e creeremo un altro ripiano. E al di sotto ci verranno appunto un mobile dove poter riporre le scarpe. Il tutto, come al solito, con legname di riciclo recuperato qua e là senza spendere nulla. Bene, direi che come introduzione ci siamo, ora andiamo in laboratorio e costruiamo quello che ci serve. E quindi dopo un po' di selezione dei materiali siamo riusciti a individuare le assi per fare la mensolina, che ricopieremo più o meno da questa che ho fatto per l'altro davanzale lì vicino, il piano del mobiletto, i pannelli frontali, le antine e qualche pezzo strutturale. Quindi cominciamo a fare un po' di tagli per portare più o meno le assi a misura e poi andiamo di colla. A questo punto, sempre con la fresatrice per lamelle, andiamo a fare un po' di fresate per unire le antine in modo che restino più solide e più mettiamo colla per unire il tutto. Pesiamo anche le assi che faranno il piano del mobile e la mensolina sopra il termosifone. Ora qui abbiamo i pannelli frontali del mobile che sono pronti per essere incollati e lì abbiamo anche le due antine pronte per essere incollate sui loro pannelli in modo che vengano incollate dritte. Con la Vinavil idroresistente D3 Plus andiamo a unire il tutto. La colla è asciugata, quindi andiamo a smontare i nostri tre sandwich per continuare il lavoro. Ora, con la guida della Wallcraft e la sega circolare, andiamo a fare tutti quanti i tagli angolati per mensolina e piano del nostro mobile.
A questo punto abbiamo provato i frontali dove andranno montati e abbiamo visto che dobbiamo fare due traversi da 59,5. Li andiamo a tagliare e poi andiamo ad unire tutto quanto alla parte frontale del mobile. Per unire il tutto ci andiamo a mettere due listelli all'interno con colle e chiodi, in più la metteremo anche tra i traversi e i montanti del frontale, bloccheranno tutto quanto e quindi avremo il frontale del nostro mobile tutto assemblato. Ed ora che abbiamo il frontale dobbiamo andare a montare le antine e per il montaggio delle antine pensavo a qualcosa di particolare, tipo farle scorrevoli con dei cuscinetti a sfera, che adesso devo capire ancora se fare delle fresate su questi listelli e farceli scorrere dentro oppure utilizzare degli angolari di metallo che forse riesco anche a far ingombrare di meno, quindi a far sporgere di meno le antine rispetto al frontale del mobile. Quindi io mi ricordavo di avere questi profili da piastrellista, li ho modificati un pochino nel senso che ho allargato la gola qua dentro in modo che i cuscinetti ci possano correre agevolmente all'interno. Ci scorrevano lo stesso, ma dovendo mettere rondelle e dadi per spessorare le antine, avevamo bisogno di più spazio. Quindi ho momentaneamente tolto questo bordino qui e adesso vediamo se riusciamo a farli funzionare. Questi verranno fissati sul frontale del mobile con due viti, una per estremità, e poi i cuscinetti andranno messi sul dietro delle antine. E a questo punto ci spostiamo in casa per assemblare il tutto. Abbiamo creato anche una mensolina interna per poter ottimizzare meglio lo spazio. Andiamo a inchiodare, incollare e avvitare tutti quanti i componenti insieme in modo da ultimare il nostro mobile. Una bella passata di trasparente protettivo Veleca e abbiamo ultimato. E quindi oltre al mobiletto in quella zona abbiamo fatto anche la mensolina per la frutta di stagione e la mensolina vicino al divano dove mettere in questo caso l'albero di Natale. Ebbene amici, questo è il risultato finito. Non è stato facile, perché non è stato facile, ci sono state diverse difficoltà ovviamente date dai fuorisquadro, dai risieghi, battiscopa, un sacco di cose da guardare. Non invidio assolutamente gli artigiani che fanno mobili su misura, specialmente per abitazioni di una certa età. Nonostante tutto ci siamo riusciti ed è venuto un bel risultato, sicuramente tutto più ordinato. Mia moglie ha il posto per mettere le sue piante ed io sono contento che le scarpe non sono più in mezzo alle scatole, ma possono essere riposte, nella speranza che lo facciano, all'interno di questo mobiletto. Il sistema funziona abbastanza bene, anche questo ci è voluto un bel po' per metterlo a punto in modo che fosse funzionale. I cuscinetti scorrono e sono aggrappati alla parte superiore, invece la parte inferiore si appoggia solamente. E quindi tutto sommato mi posso ritenere soddisfatto del risultato ottenuto. Io spero che il video sia piaciuto anche a voi, in tal caso lasciatemi un mi piace, fatemi sapere anche in un commento qual è la vostra opinione. Condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo in un prossimo video e a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi un buon fai da te a tutti.